Sì, senza dubbio questa iniziativa che abbiamo intrapreso e che oggi credo che sia la prima forse in Italia come Lega, come Serie C, e ci onora che siamo noi come squadra ad aver preso questa iniziativa insieme al presidente nostro qua di Catanzaro. Credo che sia molto opportuno, innanzitutto come forma di acculturamento verso i calciatori, ma essendo la componente arbitrale una delle componenti importanti che sta nel campo, nel rettangolo di gioco, credo che sia importante anche con loro instaurare un rapporto di collaborazione. Quando intendo rapporto di collaborazione intendo dire, cioè l'arbitro deve spiegare il perché di alcune sue comportamenti, alcune sue decisioni e i giocatori devono prendere coscienza che quello rientra in alcune, diciamo, tra virgolette, regole che dettano il gioco del calcio. Sia il mister Erra sia il direttore sportivo Doronzo sono stati subito favorevoli a questa iniziativa da me promossa insieme al presidente degli arbitri, quindi credo che sia molto importante questa giornata odierna, che non sarà l'unica, almeno ci siamo posti una serie di iniziative durante l'anno, sempre con questo fine. Noi vogliamo evitare che ci sia una squadra che se la prende sempre con la classe arbitrale, anzi. Come dicevo prima, l'arbitro super partes deve giudicare ed essere messo nelle condizioni giuste anche da parte dei calciatori.